Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Don Arturo, come di consueto, aprirà il notiziario con l'editoriale. Faranno seguito la lettura del calendario liturgico, degli avvisi della parrocchia e dell'oratorio, quelli di pubblica utilità e del comune. Tra questi vi segnaliamo l'iniziativa della Caritas diocesana di Brescia per l'emergenza ucraina. La nostra parrocchia, con la parrocchia di Fiesse, per questa emergenza, vi invita alla raccolta fondi attraverso alcuni indirizzi che vi segnaleremo. Dal nostro archivio, per chiudere, potrete seguire un servizio del 2015 relativo alla Sacra Sindone. Buona visione e arrivederci alla prossima settimana. Cari amici, di fronte all'imperversare di immagini e racconti di guerra che caratterizzano queste giornate, risuona quanto mai opportuno il messaggio che Papa Francesco propone per la Quaresima. Non stanchiamoci di fare il bene. Se infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l'occasione, operiamo il bene verso tutti. Sono queste parole della lettera di San Paolo ai Galati, al capitolo sesto, che ci invitano a cogliere anche questo tempo come occasione favorevole per cercare di estirpare il male dalla nostra vita e seminare il bene. A cominciare dalle nostre relazioni quotidiane, talvolta impregnate di egoismo, di chiusure, di desiderio di primeggiare. Seminare il bene per gli altri, ricorda Papa Francesco, ci libera dalle angustie logiche del tornaconto personale e conferisce al nostro agire il respiro ampio della gratuità, inserendoci nel meraviglioso orizzonte dei benevoli disegni di Dio. La tentazione di scoraggiarci di fronte ai fallimenti, ai sogni infranti, al riconoscerci poveri di mezzi, non ci deve bloccare, col rischio di farci perdere la speranza, la fiducia in Dio. Diventa invece esortazione a non stancarci di pregare, perché abbiamo bisogno di Dio. Quella di bastare a noi stessi è una pericolosa illusione, scrive Francesco, rammentandoci ancora una volta che nessuno si salva da solo, perché siamo tutti nella stessa barca, tra le tempeste della storia e soprattutto nessuno si salva senza Dio, che nella Pasqua di Cristo ha vinto la morte. Inoltre, è invito a non stancarci di estirpare quanto di negativo c'è nella nostra vita, di chiedere perdono nel sacramento della riconciliazione, di combattere contro la concupiscenza. A riguardo, il Papa sottolinea il pericolo della dipendenza dai media digitali che impoverisce i rapporti umani. Ecco allora, la Quaresima può diventare davvero tempo propizio per una comunicazione umana basata su incontri reali, a tu per tu. La carità operosa verso il prossimo può assumere forme ulteriori rispetto alla tradizionale realtà della elemosina, vale a dire cercare chi è nel bisogno, chiamare chi desidera ascolto, una parola buona, visitare chi soffre di solitudine, attivarci in modo da mostrare ai nostri fratelli e sorelle, soprattutto ucraini, che siamo con loro, che siamo per loro,
donando quanto è possibile delle risorse per alleviare le loro pene, ma anche mobilitandoci per poter offrire loro anche ospitalità. È una scelta importante e quanto mai necessaria. E allora concludo con le parole semplici e incisive di Papa Francesco, parole che riassumono un po' il tenore e la occasione che abbiamo di vivere intensamente questo tempo. Il digiuno prepara il terreno, la preghiera irriga, la carità feconda. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica e lieta settimana a tutti voi. Arrivederci. Calendario liturgico pastorale. Oggi, domenica 6 marzo, in oratorio alle ore 15, ora di guardia, e in parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa, defunti, Malagni, Pasini, Gargioni Domenico e Treccani Emma. Lunedì 7 marzo, in oratorio alle ore 8, Santa Messa, defunti, Tommaso, Biagio, Giovanni e Miro. In oratorio alle ore 18:30, Santa Messa, defunti, Castagna Tullio, Lucia, Rambaldini Luigi. Martedì 8 marzo, in oratorio alle ore 8, Santa Messa, defunti, Pini Battista, Ronchetti Nadia, Vilma, Yvonne, Giuseppina, Franco. In oratorio alle ore 18:30, Santa Messa, defunti, Angelo, Amneris, Doninelli Santina. In oratorio alle ore 20:30, preghiera di lode e condivisione. Mercoledì 9 marzo, in oratorio alle ore 8, Santa Messa, defunto Daniele. In oratorio alle ore 18:30, Santa Messa, defunti, famiglia Aldo, Battista, Pierina, Angelo. Giovedì 10 marzo, in oratorio alle ore 18:30, Santa Messa, defunti, Pietro, Giuseppina, Trappa Carlo e familiari. Venerdì 11 marzo, in oratorio alle ore 8, Santa Messa, defunto Giuseppe. In oratorio alle ore 15, Via Crucis. In oratorio alle ore 18:30, Santa Messa pro Populo. In parrocchiale alle ore 20:30, Via Crucis animata dalla contrada incidella. Sabato 12 marzo, in parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa, defunti, Cherubini Dino, Lorenzo, Marcella, Mari, Ferruccio, Annibale, Nadia Manfredi e Castellini Luigi. Domenica 13 marzo, in parrocchiale alle ore 8, Santa Messa pro Populo. In parrocchiale alle ore 10, Santa Messa, defunti, Biazzi Bruno e Nicola. E in parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa, defunti, Rodella Angelo e familiari. Quaresima, tempo favorevole. All'altare della Madonna del Carmelo è possibile ritirare il sussidio di riflessione e preghiera quotidiana in famiglia per il tempo di Quaresima. Ai ragazzi verrà consegnato il catechismo. Si ricorda per i ragazzi il lunedì e il martedì alle ore 7:40 Buongiorno Gesù in parrocchiale. Comunità del Cammino Neocatecumenale, dal lunedì al venerdì alle ore 6:30 in San Girolamo, ufficio di letture e lodi. Rinnovamento nello spirito, ogni martedì alle ore 20 nella chiesetta dell'oratorio. Racconti di Pasqua. Per tutti, primo incontro mercoledì 9 marzo con Don Marco D'Agostino. L'incontro con il Signore nella vita di Gianluca Firetti, giovane accompagnato da Don Marco che sale al cielo dopo 4 anni di malattia.
incontro alle ore 20:30 in parrocchiale. Domenica 13 marzo, raccolta mensile per il restauro della parrocchiale. Domenica 27 marzo, festa dei lustri di matrimonio. Lunedì 7 marzo alle ore 20, in oratorio, incontro di organizzazione con le coppie interessate. Raccolta fondi emergenza ucraina da parte delle parrocchie Santi Pietro e Paolo Gottolengo e San Lorenzo Fiesse. Causale emergenza ucraina. Conto corrente postale numero 105 102 53 intestato a Caritas Bresciana, oppure con conto corrente bancario intestato a Diocesi di Brescia presso Biper Banca con IBAN IT 65 L 05387 11205 0000 4270 8650, oppure con conto corrente bancario intestato alla Fondazione Opera Caritas San Martino, ramo Onlus presso la Banca Intesa San Paolo con IBAN IT 82 C 03069 09606 1 00 00002695. Per informazioni, digitare il sito www.caritasbrescia.it. Case di comunità, il punto di accesso ai servizi sanitari e sociosanitari in piazza Donatori di Sangue 1 Leno. I nostri servizi. Punto di accesso unico, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12 e dal lunedì al venerdì dalle 13:30 alle 15:30, accesso libero. Punto prelievi, dal lunedì al sabato, accesso libero dalle 7:30 alle 9:30. Vaccinazioni per tutte le fasce di età dal lunedì al venerdì con accesso libero dalle 9 alle 11. Infermiere di famiglia. Presa in carico e monitoraggio, pazienti cronici e fragili, accesso tramite contatto telefonico da parte dell'infermiere di famiglia. Assistenza domiciliare, dal lunedì al venerdì, accesso con impegnativa dalle 8 alle 16. Per info 030 99 29 767. Medicina specialistica e diagnostica ambulatoriale. Cardiologia, chirurgia generale, dermatologia, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, ortopedia, traumatologia, otorinolaringoiatra, diabetologia, radiologia e medicina fisica e riabilitazione. Centro unico di prenotazione CAP. Dal lunedì al venerdì accesso libero dalle 8 alle 17. Consultorio. Accesso su prenotazione al numero 030 91 63 34 336, dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 13 e dalle 13:30 alle 16 e il venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 13:30 alle 15:30. Medicina dello sport per prenotazione al numero 030 90 37 555. Programma di screening. Servizi per la salute mentale e integrazione con i servizi sociali per la cronicità. Stagione teatrale Teatro Zanardelli Gottolengo 2022. Peter Pan o il ragazzo che non voleva crescere. Domenica 6 marzo alle ore 17, spettacolo con ingresso libero. Peter Pan è uno spettacolo leggero e divertente, caratterizzato da una scena che si apre su un grande libro, per non dimenticare che leggere fa sempre bene. Fa bene alla testa e al cuore. Fa bene sin da piccini, quando qualcuno legge per noi e ci porta in un mondo da favola. Riunione del Consiglio Comunale di martedì 8 marzo alle ore 18. Oggetto. Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente del 18 gennaio.
Esame e adozione del nuovo regolamento edilizio. Esame ed approvazione schema, convenzione per l'attuazione di un progetto di sviluppo strategico di rigenerazione urbana tra i comuni di Cottolengo, Gambara, Fiesse, Pavone Mella, Pralboino. Esame e approvazione proroga, convenzione per l'esercizio associato della funzione di protezione civile tra i comuni di Leno, Cottolengo, Gambara e Fiesse. Proroga affidamento servizi sociali all'azienda territoriale servizi alla persona. La Sacra Sindone è un telo di lino filato e tessuto a mano lungo 4 metri e 36 centimetri e largo 1 metro e 10 centimetri. Il tessuto è del tipo cosiddetto a spina di pesce. La Sindone è la reliquia più adorata dai cattolici ed è oggetto di studio da parte di ricercatori di diverse discipline scientifiche. Per secoli molti hanno sostenuto che fosse opera di un artista del Medioevo e si sono portati a termine molti esperimenti per documentare questa tesi, senza però avere una conferma definitiva. Nel 1988, con gli esami al carbonio 14, sembrò che la sua datazione fosse definitivamente stabilita. Ma questi dati vennero contestati con ulteriori dimostrazioni scientifiche. È stato provato che sulla Sindone sono presenti microorganismi viventi, la cui presenza influisce sui dati di lettura delle prove al carbonio 14, che non possono quindi essere corretti. È stato analizzato il sangue presente nella Sindone e il DNA è umano. Nonostante tutte le prove scientifiche che documentano la sua origine attorno al primo secolo d.C., non mancano gli oppositori, spesso sorretti da teorie non sempre attendibili. Se noi mettiamo in confronto le pagine dei Vangeli che narrano la storia della morte, sepoltura, risurrezione di Cristo, vediamo che il lenzuolo sindonico presenta una figura di crocifisso secondo la tecnica romana dell'epoca, presenta dei caratteri, dei particolari che, guarda caso, corrispondono perfettamente ai particolari testimoniati dai Vangeli. Esaminando infatti i dati raccolti, l'uomo della Sindone appare sotto una luce diversa, ma ritorniamo alle origini. Gerusalemme oggi è una città dove gli animi si infiammano facilmente. Violenza e religiosità fervente spesso vanno di pari passo. Così era anche 2000 anni fa, quando la nascita del cristianesimo fu accompagnata da cospirazioni, tradimenti e omicidi. Nel 30 d.C. Gerusalemme è occupata dai Romani, che impongono il proprio governo dispotico. La Pasqua ha richiamato nella città migliaia di persone giunte per ringraziare Dio di aver messo fine all'oppressione dell'antico impero egiziano. Gli ebrei auspicano che un miracolo possa accadere con i Romani, ma la tensione sale. In questo quadro di instabilità emerge un giovane rabbì, Gesù di Nazareth. Il suo messaggio, dai toni rivoluzionari, suscita nervosismi da parte delle autorità religiose. I suoi seguaci lo considerano il Messia. Coloro che sono al potere sono determinati a fermarlo. Secondo i Vangeli, gli eventi prendono una svolta drammatica quando, in seguito al tradimento di Giuda, Gesù viene arrestato. Condotto al cospetto del sommo sacerdote Caifa, viene accusato di essere un eretico. L'imputazione è grave. Le autorità romane vengono coinvolte nella questione e Ponzio Pilato incarica Erode II, il governatore nominale di Israele. Gesù viene condotto da un capo all'altro della città, ora al cospetto dell'uno, ora dell'altro, finché il suo destino è segnato. Viene picchiato, spintonato e infine flagellato. I flagelli gli lacerano le carni riducendolo in fin di vita. Viene fatto rinvenire, ma solo per essere cinto di una corona di spine. La folla chiede a gran voce la sua morte. Pilato, ormai stanco di tanto scempio, condanna Gesù alla crocifissione. Il suo calvario è solo agli inizi.
viene obbligato a trasportare una trave di 50 kg sin fuori dalle mura della città. Esausto e sofferente, procede a stento incontro alla morte, costantemente fustigato. Al suo fianco dovevano essere crocifissi due ladroni. Sul luogo dell'esecuzione gli vengono inchiodate le braccia alla trave. La croce viene sollevata. I piedi di Cristo vengono trapassati con un grosso chiodo conficcato poi nel legno. I Vangeli raccontano che alla morte di Gesù la terra tremò e il cielo si oscurò sulla città. Per verificare che fosse veramente morto, un soldato gli conficca una lancia nel costato. È il tardo pomeriggio. Tra meno di due ore inizierà il sabbat. Alcuni seguaci di Gesù, primo fra tutti Giuseppe d'Arimatea, chiedono il corpo di Cristo per potergli dare sepoltura prima del tramonto, secondo il rituale ebraico. I Vangeli narrano che fu lo stesso Pilato ad acconsentire a questa richiesta. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare un masso contro l'entrata del sepolcro. Si può sostenere che la storia della Sacra Sindone abbia avuto inizio la domenica successiva alla crocifissione. I Vangeli narrano che la mattina di quella domenica i discepoli trovarono nella tomba soltanto il tessuto in cui era stato avvolto Gesù. Quel lenzuolo trovato nella tomba vuota è lo stesso che è conservato nel Duomo di Torino? Vediamo di cercare una risposta a questo interrogativo con un viaggio che ci porterà nell'antica Gerusalemme. Sarà un viaggio pieno di fascino. A mano che ci addentreremo nel mistero della Sindone, l'uomo che ne era avvolto ci apparirà sotto una nuova luce. Nel 1898, l'avvocato Secondo Pia, fotografo dilettante, fu autorizzato a riprendere delle fotografie della Sindone. Grande fu la sorpresa di tutti nel constatare che l'immagine che doveva apparire negativa sulla pellicola risultava invece un vero e proprio positivo, documentando così che l'immagine della Sindone è in realtà negativa. 33 anni più tardi sarà Giuseppe Henry a fotografare di nuovo la Sindone nella speranza di cogliere nuovi dettagli. Henry era un fotografo professionista e disponeva di attrezzature più evolute di quelle di Pia. Anche le pellicole e le stampe davano risultati molto più definiti. Queste fotografie spinsero Pierre Barbet, primario di chirurgia presso l'ospedale Saint-Joseph di Parigi, ad avviare un'indagine scientifica sulla Sindone. Come chirurgo, ero pronto a negare l'autenticità della Sindone se la ferita non avesse coinciso con la struttura anatomica. Barbet era particolarmente affascinato dalla meccanica della crocifissione. Sul polso sinistro ci sono due fuoriuscite di sangue prodotte da un chiodo. Essendo leggermente divergenti, formano un angolo di circa 5 gradi. Barbet sapeva che, per la posizione che era costretto ad assumere, il crocifisso poteva inspirare mentre espirava soltanto sollevandosi sul chiodo che aveva confisso nei piedi. In entrambi i casi, il flusso del sangue avrebbe assunto un'angolazione diversa rispetto all'asse dell'avambraccio. Sperimentando su dei cadaveri, Barbet scoprì che la cicatrice del polso mostrava una perfetta corrispondenza anatomica e appurò che un chiodo conficcato nella mano non sarebbe in grado di reggere il peso di un uomo. Al contrario, un chiodo conficcato nel polso è in grado di immobilizzare un uomo sulla croce. Secondo Pierre Barbet, quindi, le ferite nelle mani e sui piedi rilevabili sulla Sindone confermavano l'avvenuta crocifissione da un punto di vista medico. Ma cosa ci dicono i reperti archeologici? La ricerca di una risposta ci riporta a Gerusalemme. Questa è una città dove il passato è vivo quanto il presente. Di tanto in tanto essa concede nuove scoperte archeologiche, alcune delle quali gettano nuova luce sul mistero della Sindone. Nel giro di 800 anni sono state crocifisse decine, se non centinaia di migliaia di persone. La crocifissione era il tipo di morte più umiliante, la più dolorosa e la più sadica.
Nel 1968 a Gerusalemme fu compiuta una delle scoperte più importanti sulla crocifissione, quando vennero trovati i resti di un uomo che era stato crocifisso nell'antichità. Si chiamava Jehohanan. L'osso di un suo calcagno fu trovato in mezzo ad altri resti. Un chiodo gli penetrò completamente nel calcagno e si conficcò nel palo dove era crocifisso. Prima però era stato piantato in una sicella. Quando il chiodo penetrò nel legno, forse urtò contro un nodo dell'albero e si piegò ad Adamo. Ma la domanda che ci poniamo è: se centinaia di migliaia di persone furono crocifisse nel corso di 800 anni, perché quest'uomo è l'unica prova fisica esistente al mondo di questa brutale pratica? Perché la maggior parte dei crocifissi venivano legati e non inchiodati alla croce. Il metodo più semplice era di legare insieme le mani e poi appenderli ad un albero o ad una trave. In questo modo era garantita la morte nell'arco di un'ora. Questo tipo di esecuzione aveva un costo inferiore a quello della crocifissione, ma quando i romani volevano infliggere una punizione più dolorosa, usavano i chiodi. Ciò concorda con l'interpretazione di Barbet sulle impronte presenti sulla sindone. Ma veniamo alla sindone per stabilire se il tessuto risale al primo secolo. Le testimonianze arrivate sino a noi sono molto poche. Non sempre sono ben conservate quanto la sindone e sono tessute in modi diversi. Il tessuto della sindone è un intreccio chiamato saia. Il rapporto tra i fili dell'ordito e quelli della trama è di 3 a 1. Ulteriori ricerche hanno documentato che nel periodo della crocifissione di Cristo erano reperibili tessuti simili a quello della sindone, ma diversi come trama e ordito. Una particolare scoperta archeologica conferì alla storia della passione di Gesù una notevole risonanza storica. Tutto iniziò con il ritrovamento di un ossario risalente al primo secolo in una grotta nei pressi di Gerusalemme. Una telefonata ci informò che a Gerusalemme era stata scoperta una grotta nella quale furono ritrovati 12 ossari. Uno di questi recava l'iscrizione Giuseppe, figlio di Caifa. Caifa era il sacerdote che aveva presieduto all'interrogatorio di Gesù. Quella era la prima conferma archeologica della sua esistenza. Si può presumere che si tratti di Joseph, figlio di Caifa? Non c'è dubbio che l'epoca sia quella, il primo secolo dopo Cristo. Il problema però è determinare se si tratta della stessa persona. Ma ritorniamo a Barbet, che con le sue ricerche constata un fatto molto importante che esclude categoricamente l'ipotesi che la sindone sia un falso. Ho contato più di 100 segni di flagelli. Il cuoio capelluto sanguina molto facilmente e abbondantemente. Si notano rigagnoli di sangue sino in cima alla testa, ognuno dei quali ha un andamento irregolare. La sindone mostra molto chiaramente i segni di una piaga su un fianco. Un'abbondante fuoriuscita di sangue è stata in parte nascosta da una pezza di lino che vi è stata cucita sopra, dopo l'incendio del 1532. Nel Vangelo di San Giovanni si dice che Gesù morì poco prima di essere colpito con una lancia. Dagli esperimenti condotti su alcuni cadaveri ho capito che se il corpo fosse stato deposto orizzontalmente, il sangue della vena cava inferiore sarebbe rifluito attraverso il foro prodotto dalla lancia e avrebbe dovuto attraversare la parte inferiore del torace e scivolare lungo il fianco fino a raggiungere la schiena. Non può essere una contraffazione, perché tutte le macchie di sangue sono anomale, diverse da quelle dell'iconografia tradizionale. Anzi, in genere la contraddicono. Se fosse un falso, l'autore dovrebbe essere stato esperto d'anatomia. L'esame anatomico è quindi una prova dell'autenticità della sindone. Ogni tipo di dilemma relativo alla sindone, che ha avuto una soluzione, ha sempre trovato un contraddittorio. Ad una sola domanda è stata data una risposta definitiva, che non si tratta di un falso. Quando nel 1978 la sindone fu esposta al pubblico, gli animi tornarono ad infuocarsi, soprattutto all'interno della comunità scientifica. Le azioni che ne conseguirono sono ancora oggi alla base di molte polemiche.
Alcuni ricercatori riunitisi sotto il nome Progetto di ricerca sulla Sindone di Torino ottennero da Umberto di Savoia, al tempo legittimo proprietario della Sindone, il permesso di condurre ricerche approfondite sul lenzuolo per scoprire se le macchie presenti sulla Sindone fossero veramente di sangue. Secondo una diffusa teoria, la Sindone era soltanto un dipinto ben riuscito. Gli scienziati erano dotati di tutte le conoscenze e attrezzature necessarie per suffragare o smentire una volta per tutte questa tesi. Si può dire che si trattò in pratica di un esame paragonabile ad una lunga indagine su un crimine. Miller era il fotografo ufficiale del gruppo di ricerca. La sua area di specializzazione, la fotografia fluorescente, si dimostrò determinante. Abbiamo lavorato sugli spettri, abbiamo irraggiato la Sindone con diversi livelli di energia e registrato tutto su una pellicola fluorescente a raggi X, ottenendo una chiara indicazione della composizione chimica della Sindone. Quando si analizzò la fotografia fluorescente a raggi X delle presunte macchie di sangue, ci furono delle sorprese. Samuel Pellicori lavorò con Miller. Scoprimmo che intorno ad alcune macchie di sangue c'è un alone fluorescente. Ebbene, questo alone si comporta come il siero del sangue, cioè il siero si separa dal sangue depositando dei prodotti solidi che formano un bordo circolare. È stato facile verificare questo fatto centrifugando del sangue. Siamo così riusciti a separare le cellule dal siero e abbiamo visto che il siero, al contrario delle cellule, diventava molto fluorescente. Per un'ulteriore conferma della presenza di sangue, si passò ad un esame di microfotografia. Nelle aree insanguinate si notano delle incrostazioni, causate dal fatto che del materiale solido è rimasto tra i fili. La conclusione fu che si trattava davvero di sangue. Al termine dei lavori del 1978, fu confermata la presenza di sangue sulla Sindone. Nell'ottobre del 1994, il dottor Victor Tryon, nel suo laboratorio del Texas, diede inizio ai test sul DNA di quel sangue. Lo scopo era quello di accertare se si trattava realmente di sangue umano. Il dottor Tryon rispose alla domanda con queste parole. Esaminando i due campioni, dovevo rispondere all'interrogativo: apparteneva ad un uomo il DNA presente? La risposta fu affermativa. Entrambi i campioni recavano traccia del gene umano della beta globulina, una sequenza di DNA che è presente in una proteina del sangue umano. Nacquero poi altri interrogativi. Di chi era questo DNA? Di un uomo del nostro secolo o di un uomo del secolo scorso? Oppure era di un uomo vissuto 20 secoli fa? L'esame dimostrò che il sangue era molto degradato e non era in contraddizione all'ipotesi che si trattasse di sangue di un uomo vissuto 2000 anni fa. Ma si trattava del sangue di un uomo o di una donna? Gli esami confermarono che esistevano cromosomi X e Y. Ciò significava che i frammenti di sangue analizzati appartenevano ad un uomo. Anche i risultati di queste analisi trovarono un'opposizione nei critici, i quali sostennero che molte persone ebbero modo di toccare e baciare la Sindone, lasciando così tracce del proprio DNA. Conseguentemente, fu affermato che i risultati conseguiti non potevano essere validi. Va evidenziato però che furono svolti ulteriori prelievi in più punti della Sindone da altri ricercatori che confermarono i dati degli esami precedenti. Esiste un altro lenzuolo che molti credono sia venuto in contatto con il corpo di Gesù alla sua morte. Una cattedrale di Oviedo, in Spagna, afferma di essere da lungo tempo la custode di questo lenzuolo. Si tratta di un sudario, il fazzoletto di cui si fa menzione nel Vangelo di Giovanni. Se il sangue presente sul sudario potesse essere analizzato e confrontato con quello della Sindone, si troverebbe la risposta a molte domande. Fu un sacerdote italiano a far notare che poteva esserci un legame fra questi due oggetti. Il dottor Alan Wanger si disse d'accordo e trovò un metodo per confrontare le due immagini. Quando sviluppammo la nostra tecnica di sovrapposizione di immagini polarizzate,
trovammo delle somiglianze straordinarie fra le macchie presenti sul sudario e quelle sulla sindone. Questa tecnica permetteva di sovrapporre due immagini e di passare da una all'altra così da poter fare confronti. Trovammo circa 70 macchie di sangue nell'area facciale e 50 nella parte posteriore della testa corrispondenti a quelle della sindone. Per avere una conferma si dovrebbe confrontare il DNA del sangue presente sui due tessuti, ma questo non è stato ancora fatto. Per quanto assai convincente, la dimostrazione visiva del dottor Wanger non è scientificamente rigorosa. Lo è invece la datazione in base al carbonio 14, o almeno così si credeva. Nel 1988 fu fatta un'altra prova. Poiché prima di diventare un lenzuolo il lino della sindone era stato una pianta vivente, si pensò che la datazione al carbonio fosse affidabile per stabilirne l'età. È un metodo molto accurato che consente di calcolare a quando risale la morte di una creatura vivente o di una pianta, con uno scarto di più o meno 50-60 anni. Su una creatura vivente si trova in prevalenza il carbonio 12. Il carbonio 12 non si distrugge mai. Il carbonio 14, al contrario, si dimezza nel corso di 6.000 anni, il che praticamente significa che se prendiamo 100 atomi di carbonio 14, tra 6.000 anni ne rimarranno soltanto 50. Il cardinale Ballestrero, a quel tempo custode della sindone, affidò il compito di analizzare dei campioni a tre laboratori, uno dei quali si trovava negli Stati Uniti. Fu invitato in Arizona quando si procedette all'esperimento. Gli scienziati avevano prelevato dalla sindone un campione e lo avevano convertito in grafite, lo introdussero in un acceleratore e in 10 minuti ottennero un calcolo del rapporto fra la quantità di carbonio 14 e quella di carbonio 12. Gli scienziati che eseguirono questo calcolo documentarono la procedura adottata. Il fisico Doug Donahue diresse la sperimentazione. Doug osservò una curva di taratura e disse: «Questo lenzuolo funebre è del 1350». Poi impallidì in modo evidente. Lui è cattolico, perciò credo che desiderasse fortemente di poter affermare che quel lenzuolo aveva 2000 anni. Anch'io lo desideravo. Doug però disse: «È del 1350, i risultati sono questi». Gli altri laboratori giunsero alla stessa conclusione. La datazione media risultò essere il 1325. Sembrava evidente che la sindone non era il lenzuolo di sepoltura di Gesù Cristo. Il caso sembrava chiuso. Fu una delusione. Il risultato dell'esame al carbonio 14 non intacca il valore religioso della sindone. Già il mio predecessore, il cardinale Ballestrero, lo affermava proprio nel giorno in cui pubblicò i risultati inviatigli dai tre laboratori. Al di là delle determinazioni di tempo, rimane l'immagine con il suo profondo significato, oltre che con il mistero che porta in sé. Dato che non si è ancora trovata nessuna spiegazione probante per la sua formazione. È uno degli aspetti che mi ha sempre impressionato. Questa sindone è un caso unico a tutt'oggi. Ogni questione inerente alla sindone non può non suscitare reazioni. La scienza si mise in moto per trovare delle controprove. Successivamente, Leoncio Garza Valdés, dottore archeologo dilettante, scoprì sulla sindone alcuni microorganismi viventi, batteri e funghi. Nel corso dei secoli, questi organismi hanno prodotto un rivestimento biologico sopra le fibre del lenzuolo e continuano a farlo ancora oggi. I batteri sono ancora vivi. Io stesso li ho coltivati e classificati. Fu davvero interessante scoprire che sulla sindone c'erano dei microorganismi viventi, perché fu subito chiaro che gli studi condotti in base al carbonio 14 non potevano essere corretti. I microbiologi ipotizzarono che la datazione del lino fosse stata compromessa dalla presenza dei batteri e da quella dei funghi. I laboratori che avevano eseguito le ricerche restarono irremovibili. I laboratori non possono ignorare la microbiologia.
Max Frei, criminologo e botanico di nazionalità svizzera, esaminò la sindone al microscopio. Negli anni 70, Frei prelevò dei campioni dalla sindone usando del nastro adesivo e affermò di aver trovato 57 tipi diversi di polline, alcuni dei quali si trovano soltanto a Gerusalemme e nei suoi dintorni. Il polline si può conservare per 2000 anni o anche per un periodo più lungo. In genere, però, il polline che viene in contatto con l'aria si decompone in breve tempo. Gli esperti sono concordi nel sostenere che nella sindone siano raccolti molti pollini. Il professor Frei poté effettuare nuovi prelievi dalla sindone negli anni successivi, ma i suoi studi furono purtroppo interrotti dalla sua scomparsa nel 1983. Via via nel tempo si sono raccolti diversi elementi scientifici che hanno messo in dubbio la datazione al carbonio 14 e hanno convalidato la provenienza del sacro lenzuolo dal Medio Oriente. Tuttavia non servì a convincere coloro che effettuarono i famosi esami nel 1988. Se l'uomo della sindone è Gesù di Nazareth, che cosa ne è stato del lenzuolo funebre nei 1300 anni successivi alla crocifissione? C'è chi sostiene di essere in grado di ricostruire il cammino della sindone da Gerusalemme all'Europa sulla base di alcuni indizi rintracciabili in scritti religiosi, ma non esistono prove documentate. La sindone entra ufficialmente nelle cronache di storia attorno al 1350. Da allora non si ha pressoché alcun dubbio su chi l'abbia avuta e dove sia stata. Sappiamo molte cose, più di quante si pensi, su Geoffroy de Charny, il primo proprietario della sindone. De Charny era un cavaliere al servizio del re di Francia durante le crociate. De Charny era talmente fedele al suo re che fu ucciso in battaglia nel tentativo di proteggerlo. Egli è noto anche per aver scritto un libro sulla cavalleria nel quale precisò gli ideali di un cavaliere francese. Questa è l'immagine di un uomo che non si sarebbe mai impossessato della sindone con metodi illeciti. Non esiste nessun cenno storico sulla sindone fino alla sua apparizione a Lirey, in Francia, in un periodo in cui la fede era molto sentita. Lirey, così come ogni luogo che ospitava una reliquia, era considerato meta di pellegrinaggio. Chi vi si recava a pregare, a vedere la reliquia, chi intraprendeva il viaggio affrontandone tutti i disagi, avrebbe ottenuto delle indulgenze. Questo era il modo in cui i cristiani dimostravano a Dio che erano più interessati alla vita nell'aldilà che a quella vissuta sulla terra. Questa concezione era parte integrante della vita nel Medioevo, che fu un'epoca di grande povertà materiale. La reliquia era a disposizione di tutti i pellegrini che venivano a venerarla. I pellegrini arrivavano a Lirey da tutte le parti. E tutti chiedevano a chi la custodiva il permesso di vedere la sindone, in modo da potersi inginocchiare al suo cospetto e recitare le proprie preghiere. Verso la fine del 1300, Pierre Darcy, vescovo di Troyes, segnalò al Papa che la famiglia de Charny beneficiava delle elemosine versate dai pellegrini, commettendo un abuso su un oggetto sacro. Alla morte di Geoffroy II, la figlia Marguerite de Charny divenne la proprietaria del sacro lenzuolo. Ella cedette la proprietà della sindone ai duchi di Savoia, ma non si sa per quale ragione. I Savoia la misero in una grande cattedrale a Chambéry. 8 anni dopo, un incendio scoppiato all'interno della cattedrale rischiò di distruggerla. Il coraggioso intervento di alcuni diaconi riuscì a salvare la preziosa reliquia. La sindone era conservata in una cassa d'argento, ma prima ancora che fosse sottratta alle fiamme, il metallo aveva cominciato a fondersi.
Una piccola quantità d'argento fuso cadde su un angolo del lenzuolo sacro, che era ripiegato, forando col suo calore anche alcuni degli strati sottostanti. I rammendi attualmente visibili sulla Sindone sono opera delle suore dell'Ordine di Santa Chiara. Nel 1578, poco dopo l'incendio, la famiglia Savoia lasciò Chambéry, portando con sé la Sindone fino alla meta finale, la sua residenza di Torino. La Sindone fu posta all'interno dell'antica chiesa in stile romanico dedicata a Giovanni Battista. È stata la Sindone ad ispirare le tradizionali rappresentazioni di Cristo? Alcune riproduzioni pittoriche sembrano confermarlo. Mia moglie e io studiamo l'immagine della Sindone fin dal 1979. Abbiamo studiato migliaia di immagini dei primi secoli e le abbiamo confrontate con quelle della Sindone, scoprendo che molte di quelle accurate rappresentazioni sono basate sull'immagine della Sindone. Il dottor Wanger si dice convinto che quest'immagine del 550, chiamata il Pantocrator, sia ispirata al volto dell'uomo sulla Sindone, così come succede con numerosi altri esempi di arte cristiana. Esaminando l'icona del Pantocrator, siamo in grado di rilevare almeno 250 punti di collimazione con l'immagine della Sindone. Quando l'immagine assume determinate caratteristiche nella fantasia collettiva, tende a perpetuarsi. Indubbiamente è successo anche con il volto di Cristo, indipendentemente dal fatto che ad ispirarlo sia stata la Sindone. Benché il volto di Cristo sia un'immagine dominante e sostanzialmente immutabile nell'arte occidentale, è importante sottolineare che in nessun passo delle scritture si fa riferimento all'aspetto fisico di Gesù. Ciò dimostra che ai cristiani del primo secolo non interessava tanto l'aspetto di Gesù quanto piuttosto i suoi insegnamenti, la sua morte e resurrezione. Quella dell'aspetto fisico è una preoccupazione tipica del nostro secolo. La tecnologia del XX secolo ci ha consentito di vedere l'uomo della Sindone in modo nuovo. Negli anni 70, il Voyager inviò a Terra immagini delle superfici di altri pianeti. I computer trasformarono questi dati in mappe tridimensionali. Questa stessa tecnologia fu applicata alla superficie della Sindone. Si costruì così un'immagine tridimensionale del volto impressovi. Da quando furono scattate le prime fotografie della Sindone, la gente si è mostrata curiosa di sapere quale fosse l'aspetto reale di quell'uomo. La sofisticata grafica computerizzata ci dà ora un'interpretazione definitiva. In che modo l'immagine di quest'uomo sia rimasta impressa sul lenzuolo continua ad essere un mistero. Ed è proprio questo mistero che un gruppo di ricerca formatosi nel 78 si propose di risolvere, giungendo a una sorprendente scoperta. La rivelazione fu che l'immagine si trovava sulle fibrille esterne del tessuto. Questo fece cadere immediatamente due teorie. La prima, secondo la quale l'impressione sul lenzuolo sarebbe stata causata dai gas sprigionati dal corpo in decomposizione. La seconda, che l'immagine era stata dipinta. Questa teoria fu ulteriormente smentita dalla fotografia ai raggi X. L'esperimento rivelò la presenza sul lenzuolo di una piccola quantità di ossido di ferro. Una quantità comunque non sufficiente a formare un pigmento per dipingere un'immagine così chiara sulla Sindone. Nel 1994, un ricercatore americano disse che era riuscito a risolvere il mistero della Sindone, affermando di aver duplicato l'immagine con un colore in polvere. Egli disegnò un volto su un foglio di carta e trasferì l'immagine su un tessuto che, analizzato dal computer, gli diede un'immagine tridimensionale. Questa rivelazione lasciò però indifferente il mondo scientifico. Fece scalpore, invece, l'esperimento portato a termine dal chimico russo Dmitry Kuznetsov, che sottopose un pezzo di tessuto del primo secolo d.C. a un surriscaldamento come avvenne nel corso dell'incendio di Chambéry, e all'esame risultò la stessa datazione ottenuta dai tre laboratori.
Sottoposto allo stesso esame un altro pezzo del medesimo tessuto, non surriscaldato, la datazione risultò quella reale, 100 d.C. Il microbiologo Mattingly sostiene invece che furono le leggi della microbiologia a creare l'immagine della sindone. C'era una condizione veramente ideale perché i microorganismi proliferassero. Al momento della crocifissione c'erano siero, sangue, sudore. Questi microorganismi avrebbero potuto cominciare a crescere nei punti in cui il corpo era coperto. A causa della presenza di sangue e di altri fluidi, il dottor Mattingly pensa che i batteri presenti sul corpo abbiano continuato a proliferare sul lenzuolo di lino anche dopo che era stato tolto dal crocifisso. Col tempo si sarebbe formata l'immagine ora visibile. Mattingly dimostrò la sua teoria coltivando alcuni batteri presenti sulle sue dita in condizioni ambientali simili a quelle della sindone. Dopo 3 giorni i batteri avevano formato un'immagine. Mattingly dedusse che dove sono presenti dei punti più scuri sulla sindone deve esserci una più alta concentrazione di batteri. Esiste un'altra teoria che attribuisce la formazione dell'immagine sul telo a un'irradiazione dovuta alla resurrezione. Questa ipotesi, che è tuttora allo studio da parte di alcuni ricercatori, sembra essere la spiegazione più logica, anche per il fatto che l'immagine è negativa. Le scoperte continueranno, perché la sindone è un mistero che tutti vogliono risolvere e che a tutti gli effetti è sovrannaturale e inspiegabile, secondo le attuali conoscenze scientifiche. Le implicazioni di questa misteriosa reliquia lasciano senza dubbio sgomenti gli uomini di oggi, che pensano di poter controllare tutto con la scienza. La fede con la quale i credenti intraprendono il pellegrinaggio ad ogni ostensione è una dimostrazione che per i fedeli la sindone è il simbolo di Cristo risorto. Purtroppo però, nella sua lunga vita, la sindone è stata coinvolta in alcuni incendi come quello avvenuto nel 1997, di cui non sono ancora state chiarite le cause e dal quale è scampata grazie al coraggioso intervento di una squadra di vigili del fuoco. Molto cammino è stato percorso nella ricerca scientifica confortando i credenti, ma il passo definitivo, quello cioè di affermare la divinità dell'immagine, per ora sta solo dentro di noi, nella nostra fede. Occorrerà fare le debite verifiche dei risultati proposti da quei laboratori, seguendo magari piste nuove che sono state segnalate in seguito. Tutto ciò che porta a una conoscenza migliore dei 1000 aspetti di quel lenzuolo è un atto di omaggio al Signore che ce l'ha donato. Credo che si possa ricordare come, se è umanissimo il desiderio di sapere se quel lenzuolo ha avvolto veramente Gesù dopo la sua morte, sarà sempre necessario ricordare che il lenzuolo non è Gesù, in nessun caso, bensì è un segno che ci parla in ogni caso di ciò che lui ha fatto per noi.